tenere in porta il posto di Marchegiani infortunato. Grande ex è Juan Sebastian Verón, mentre vedete inquadrato proprio Ballotta. Dicevamo, altro grande ex è Verón, altro ex in panchina però dall'inizio, Nestor Sensini. Nessuno squalificato né nella Lazio né nel Parma. Indisponibilità di Longo per quanto riguarda la squadra di Malesani, indisponibilità di Simone Inzaghi e di Marchegiani per quanto riguarda la Lazio, con Stankovic relegato in tribuna. Intanto Alen Bokšić, per la prima volta insieme dal primo minuto lui e Salas. Bokšić che comunque torna a giocare dal primo minuto dopo lungo tempo. Il giocatore croato afflitto da infortuni nella passata stagione si è ripreso nella stagione appena iniziata, certamente una pedina importante per le ambizioni della Lazio di quest'anno. Tutto sembra essere pronto per l'inizio. Casacca biancoceleste per la Lazio, maglia blu con bordi gialli per il Parma. Qualche problema per il direttore di gara con il cronometro, un sorriso, tutto è pronto, occhiata d'intesa ai suoi collaboratori e poi il fischio d'inizio, il via a Parma-Lazio, sfida molto delicata, vediamo. Primo pallone per la Lazio, giocato proprio dall'ex Verón. In avanti per Bokšić, affrontato da un grintoso Turan. Dino Baggio. Il lancio con il destro, poi il colpo di testa di Nesta a liberare. All'indietro Almeida. Punizione battuta dal Parma, Ariel Ortega cerca di farsi largo, la chiusura di Favalli. Sale subito il grido Parma-Parma mentre parte questo cross, colpo di testa di Pancaro a liberare, poi Salas, troppo corto il passaggio per Simeone, ancora Parma, inizio aggressivo per la formazione di Malesani, chiamata tra l'altro questa sera a smentire. Attenzione, attenzione al colpo di testa di Crespo che termina a lato. Diciamo, Parma chiamato anche a smentire le voci che vorrebbero uno spogliatoio spaccato, una squadra non più tutta al servizio delle idee del tecnico Malesani. Questo inizio arrembante sembrerebbe per ora testimoniare invece di una squadra che ha tutta la volontà di mantenere salda la panchina del proprio tecnico. Staremo a vedere. Ben arrivo intanto, lascia scorrere il pallone, l'attacco di Bokšić ha successo. Capitano del Parma, ben arrivo, così come dall'altra parte è Alessandro Nesta. Simeone, ancora Bokšić che cerca di farsi largo fra tre avversari, la rimessa è però giallo-blu. Turan. Portapalla il francese. Lungo lancio a cercare lo scatto di Crespo, il controllo disturbato Crespo, poi spazza, allontana Pancaro. Ortega. Possibilità per Fuser di salire, poi l'appoggio largo ad Amoroso. La finta del brasiliano, il dribbling a rientrare, termina a terra in area. Guato del Tardini, ma Collina lascia proseguire. Ecco qui, dribbling di Amoroso, forse c'è contatto con Favalli, ma le immagini non chiariscono. Ancora Parma con Thuram, Dino Baggio. Poi lungo lancio a cercare questa volta Crespo, Amoroso, poi il tentativo di inserimento da parte di Dino Baggio. Panchina calda quella di Malesani, come già dicevamo in apertura. Bogossian sul pallone. Appoggio ancora per Amoroso, molto mobile in questo inizio partita, sta svariando da una parte all'altra. Tanto Dino Baggio a terra, ma si prosegue con Ortega fermato. Simeone, ben arrivo a chiudere, è sempre il Parma a premere. Il lancio lungo di Dino Baggio, lo scatto sulla destra da parte di Fuser che non riesce ad arrivare sul pallone. Tanto questo è il precedente contatto fra Almeida e Dino Baggio.
Uno degli ex di questa sera, Ballotta, che difende la porta della Lazio al posto dell'infortunato Marchegiani. Alla caccia del pallone Bocic, poi arriva invece dalle retrovie Veron, forse gioco pericoloso di ben arrivo, così è. Eh sì, gamba tesa da parte di ben arrivo. Testa di Nedved a seguire poi l'assist in chiusura. E c'è a terra proprio Pavel Nedved. Chiede addirittura l'intervento della Barella Collina. Un taglio sulla coscia di Nedved, immagini abbastanza impressionanti. Certamente un tacchetto di un avversario a lacerare la coscia destra di Pavel Nedved. Rivediamo, ecco qui. Arriva l'assist, lo slancio della gamba destra dopo il rinvio. Porta lo scarpino a tagliare proprio la gamba di Nedved. Non dovrebbe essere nulla di grave in ottica futura, ma per quanto riguarda il proseguo di questa gara, chissà se Nedved sarà in grado. Infatti vediamo il giocatore ceco costretto ad uscire in barella. È certamente un brutto colpo per la squadra di Eriksson in apertura di gara. Sono passati appena 5 minuti e 20 secondi e già la Lazio deve forse, per ora non vogliamo dare certezze, forse deve rinunciare ad uno dei suoi uomini chiave. Intanto il gioco è ripreso, Lazio in 10, Parma con questo lancio a cercare Crespo che era però terminato in fuorigioco. Stacco di Veron in duello aereo con ben arrivo. Almeida, Veron, tutto di prima, viene fermato un avanzatissimo Mihajlovic. Adesso è tornato ad occupare la propria posizione di centrale difensivo il giocatore jugoslavo Simeone. Buona protezione della palla, Favalli. L'attacco di Ortega, poi Mihajlovic, pressing del Parma con Crespo. Palla fuori, Lazio sempre in 10, non abbiamo più immagini su Pavel Nedved, ma c'è forse il cambio. Si prepara forse un cambio nelle file della Lazio, staremo a vedere, intanto si prosegue. Palla direttamente fuori. La regia che va in primo piano su Ortega, ecco qui, non ce la fa Pavel Nedved, al suo posto Sergio Conceição. Vedremo quale fascia andrà ad occupare il portoghese che predilige la fascia destra, ma che se deve prendere il posto di Nedved andrà invece, come sembra di vedere fino a questo momento, proprio ad occupare la fascia sinistra. Fuori quindi Nedved per infortunio al settimo minuto, giocatore importante soprattutto per le sue proiezioni offensive, Pavel Nedved. Al suo posto Sergio Conceição. Il buon lavoro da parte di Cannavaro, poi stretto fra due Amoroso, anche per lui come per Bocic problemi fisici, recuperati proprio per essere in campo questa sera. Era in dubbio fino all'ultimo momento Amoroso, era in preallarme Stanic, poi Malesani ha preferito schierare l'attaccante brasiliano l'anno scorso protagonista del campionato con la maglia dell'Udinese. Ancora Parma che preme, in questo caso c'è però fallo in attacco da parte di Ortega, punizione per la Lazio. Pancaro. Parte un lungo lancio, nessun problema per Buffon. Sempre in piedi Malesani. Colpo di testa di Nesta, poi quello di Bogossian, poi ancora il capitano della Lazio. Pancaro, errore in fase di disimpegno, può partire Ortega sulla fascia, va a chiudere Nesta,
fallo di Nesta su Ortega, in ritardo, non ha trovato il pallone, ha trovato invece le gambe dell'avversario, ha chiesto addirittura il cartellino Ortega, non dello stesso parere Collina. Ecco qui, anticipato Nesta da Ortega, va ad alzare la gamba, a fermare l'argentino, poi dice di no Nesta, ma non capiamo veramente su quali basi. Il fallo c'è tutto e forse anche il cartellino giallo, a nostro avviso. Tanto Collina indica il punto dove dovrà disporsi la barriera bianco-celeste, si svocia Ballotta, tensione al Tardini, calcio di punizione, parte il pallone, Ballotta respinge, poi non riesce ad agganciare Ortega e Mihajlovic può allontanare il pallone. Con Conceição, di fronte a lui Thuram. Parte il lancio di Conceição, svirgola di testa, ben arrivo. Poi in qualche modo il Parma allontana il pericolo. Ecco qui il destro di Fuser, piuttosto potente, non ha azzardato a bloccare il pallone, non si è azzardato a bloccare la palla. Ballotta, attenzione a Bokšić, poi Salas, anzi Conceição, e Buffon può bloccare, ma quanti brividi per lui in questa incursione della Lazio in avanti. Palla buona sul destro di Conceição, rivediamo, Salas per Bokšić, riesce in qualche modo a tirare il suo pallone, viene però ribattuto, poi arriva con Conceição, da pochi passi non riesce ad indirizzare il pallone come avrebbe voluto. Ancora Lazio però, lo stesso con Conceição, puntato l'assessì, la finta, cross ribattuto dal giocatore della Costa d'Avorio in angolo, la risposta della Lazio alla partenza arrembante del Parma. È una bella partita fino a questo momento, 10 minuti e 40 secondi 0-0 tra Parma e Lazio al Tardini. Ma buon ritmo, le squadre che danno l'impressione di voler entrambe cercare la vittoria. Veron, grande conclusione, vola Buffon, la palla è fuori, ma un gran tiro da parte di Veron, fischiatissimo dal pubblico del Tardini, quello che è stato il suo pubblico la scorsa stagione. Ecco qua l'esterno al volo con il destro, Buffon non ha bisogno di intervenire, non aveva mancato di tuffarsi alla propria sinistra. Simeone chiede palla, ancora Veron, dialogo con Salas, ribattuto al suo sinistro, Bogossian, Amoroso, ben arrivo, mette giù Nesta, poi Pancar, Veron gioca un esterno di destra nel centrocampo di oggi, ancora lui ad intercettare questo pallone, poi Fuser lascia scorrere i due numeri 7 uno accanto all'altro, con Conceição e Fuser. Un gioco nuovamente fermo, pallone a Bogossian, Amoroso, il raddoppio di Conceição alla marcatura di Favalli, ma c'è fallo. Dino Baggio, palla sul destro, la botta a cercare di sorprendere Ballotta, pallone alto. Rinvio di Ballotta con palla che scende, con Conceição con il petto, ha qualche problema a controllare l'attacco di Fuser, un altro degli ex. Qualche problema per Conceição, un po' zoppicante. Tanto Nesta a Pancaro, pressing su di lui. Simeone, ancora Pancaro, disturbato da Crespo, se la cava bene questa volta Pancaro, parte un destro facile, preda di Lassissi, poi Thuram, riceve Cannavaro, con il petto Ortega, palla direttamente fuori, rimessa affidata a Simeone.
sono addirittura 6 giocatori argentini presenti questa sera al Tardini, tra quelli in campo e quelli in panchina, ossia Ortega e Crespo da parte giallo-blu, Verón, Simeone, Almeida e Sensini per quanto riguarda la Lazio. Tanto il contatto fra Salas e Thuram, gioco che è ripreso con Verón affrontato da Benarrivo. Palla in mezzo, troppo avanzata per Simeone. Bogšić con caparbietà riesce ad arrivare sul pallone dopo il primo intervento a vuoto. Ancora Lazio, Favalli con Sesao, chiede palla al Almeida, su di lui Ortega, ancora Bogšić, chiede lo scambio a Salas, l'assist a chiudere, può ripartire il Parma. Ortega, fermato da Simeone. Eccolo qui, Diego Pablo Simeone. Dino Baggio, l'assist, portiere Buffon. Andato via il primo quarto d'ora di gara, sempre 0-0. Nessun grande intervento da parte dei portieri, ma pressione prima del Parma, poi la risposta della Lazio. Ora nuovamente il Parma in avanti. Benarrivo, si allunga troppo il pallone, consente la chiusura a Pancaro. Ortega, il taglio per lo scatto di Crespo. Chiude ancora una volta Pancaro, poi salta Crespo e subisce fallo. La finta di Pancaro a sbilanciare, a disorientare Crespo, che poi lo ostacola. Punizione battuta dallo stesso Pancaro per Ballotta. Buffon, senza problemi, con molta calma, invita i compagni a salire, poi prepara il lancio. Verón, sta giocando una grande quantità di pallone il centrocampista della Lazio. Ortega a saltare Simeone, ancora lui, pallonetto. Non c'è intesa con Crespo, che si era accentrato. A vuoto poi niente meno che Thuram. L'assist. Cannavaro, l'attacco di Salas. Parte il sinistro. Sfiora questa volta Crespo cercando l'inserimento di Amoroso. Si chiude ancora una volta bene la difesa della Lazio. Pancaro. Verón, è lui il fulcro del gioco della squadra di Eriksson. Simeone, Bogšić cerca lo spazio per il destro, poi viene chiuso, palla fuori, adesso è la Lazio che preme di più. Verón, Pancaro, ma c'è gioco fermo, punizione in favore della Lazio, già battuta. Regia che induce su Ortega, mentre intanto c'è questo sinistro dalla distanza che non crea assolutamente problemi a Buffon. Ma c'è stata forse una deviazione, un po' di confusione in campo, oppure semplicemente da ripetere la precedente punizione. No, era stato deviato il precedente tiro, quindi si riprenderà con un angolo dalla bandierina, uno specialista come Mihajlovic. Parte il suo sinistro, parabola pericolosa ma allontana la difesa del Parma. Poi fallo in attacco, si riprenderà con una punizione in favore della squadra di casa. Thuram lascia a Buffon.
forse il fallo di Crespo. Infatti Collina ferma il gioco. Crespo va un po' a travolgere Nesta. Lo stesso Nesta batte la punizione a favore di Pancaro, poi Veron. Questa volta è sbagliato il passaggio di Veron, ne approfitta Bogossian. Ortega, Crespo, largo per Fuser, ancora Ortega, il pallone di ritorno a Fuser, la botta di destro e la risposta di Ballotta. Angolo per il Parma, la prima grande occasione della partita dal destro dell'ex laziale Fuser, dopo ottima combinazione con Ortega. Si scalda il Tardini, ancora Ortega al cross, allontana il pallone niente meno che Bokšić a sostegno della propria retroguardia. Poi l'Assisi, apertura che costringe Amoroso ad una rincorsa invano alla caccia del pallone. Amoroso, rimessa per la Lazio. Rivediamo il destro sempre potente da parte di Fuser, si distende Ballotta ed è via in angolo, la prima grande occasione della partita. Ancora Parma che preme da Fuser ad Ortega, fallo su di lui, punizione con Malesani che non si è seduto un istante. C'è anche il primo cartellino giallo della partita, lo riceve Favalli. Eccolo qui, Giuseppe Favalli, fallo su Ortega. Tanto battuta la punizione, il pallone che scende, non ci arriva nessuno e la palla fila via sul fondo. Troppo alto il pallone per Amoroso che ha tentato lo stacco ma era irraggiungibile. Crespo ha cercato l'acrobazia, la deviazione molto difficile in effetti, non è riuscito a trovare l'impatto col pallone. L'assist c'è, fallo su Bokšić ma si prosegue, poi perde palla il croato Buffon. Testa di Mihajlovic, c'è fuori gioco. Segnalato dal collaboratore di destra del signor Collina. Da Turam all'Assisi, poi a Cannavaro. Ben arrivo, evitato Veron, Dino Baggio, Turam, Ortega. Messo giù da Mihajlovic con esperienza, Ortega ha ritardato lo scatto quasi a cercare il contatto con Mihajlovic che comunque è cascato nella trappola. Ecco qui, ecco, Mihajlovic si è disinteressato del pallone, è andato a fermare un giocatore argentino. Calcio di punizione in favore del Parma, distanza comunque che a nostro avviso non consente battuta direttamente in porta, ma vedremo. Fuser del resto è dotato di un destro molto potente e potrebbe anche tentare l'impossibile. Grande movimento in area laziale, parte Fuser, il suo è un passaggio, poi svirgola e allontana in qualche modo la Lazio. Prima pallone ciccato, poi Almeida spazzato via. Salas per lo scatto di Veron, ma c'è la chiusura di Thuram. Ancora Lazio con Simeone, ben arrivo, duello con Salas, resta a terra ben arrivo, colpito probabilmente alla testa, subito i soccorsi chiede Collina. La preoccupazione nella panchina del Parma, c'è capannello di giocatori attorno a ben arrivo, lo scontro duro con Salas. Sembrava addirittura aver perso conoscenza ben arrivo, speriamo che così non sia. E viene praticata la respirazione bocca a bocca al giocatore del Parma. Almeno questo sembrava in un primo momento, poi
invece c'è solo un massaggio cardiaco. Purtroppo anche il volto di Benarrivo è impallato, è un addetto ai soccorsi. Tensione, paura al Tardini, ma ora il peggio sembrerebbe passato. Massaggio cardiaco per Benarrivo, ecco qua lo scontro violento fra Benarrivo e Salas, e ad avere la peggio è il giocatore del Parma, che termina a terra privo di conoscenza, almeno questo ci è sembrato. Indubbiamente in questo caso, pur conoscendo la lealtà e la correttezza di Salas, non possiamo non condannare la sua irruenza. Era veramente un intervento inutile quello di Salas, che poteva benissimo tirare indietro, non la gamba in questo caso, ma il corpo. Sì, ancora a terra Benarrivo, ma sembrerebbe essere passato l'allarme. Ecco qui, Benarrivo è in netto anticipo, arriva Salas, lo travolge, lo investe con la sua potenza fisica. Un intervento davvero inutile e gratuito. Peccato, anche se conoscendo il cileno possiamo giurare sulla sua mancanza di cattiveria. È un giocatore grintoso che non si tira mai indietro, ma in questo caso a nostro avviso avrebbe invece dovuto fare un'eccezione. Perplesso, dispiaciuto probabilmente lo stesso Eriksson, mentre Benarrivo è ancora a terra, anche se, ripetiamo, ci sembra di poter dire che il momento di allarme, di maggior paura, di maggior preoccupazione sia passato. Però lo sguardo di Malesani tradisce ancora una certa preoccupazione. Sta di fatto che Benarrivo è ancora a terra e continuano ancora i soccorsi da parte dello staff sanitario. Tanto si sta già preparando ad entrare in campo Serena, il numero 23, quindi è sicuro che Benarrivo non riuscirà a proseguire la gara, ma in questo caso quello che ci preme di più è sapere in realtà le condizioni di salute del giocatore del Parma. È regia che ripropone ancora lo scontro violento tra Benarrivo e Salas, col cileno che è andato proprio a travolgere il giocatore del Parma. E Benarrivo intanto è sempre a terra. Probabilmente anche praticata una flebo così d'emergenza, di soccorso. Vediamo così, immagini non chiarissime, perché c'è praticamente una folla attorno a Benarrivo. Adesso la barella a portare fuori il difensore giallo-blu. Applausi naturalmente per lui, soprattutto di solidarietà, di incoraggiamento. Benarrivo ancora occhi chiusi, quindi chissà se ha nel frattempo... Ecco, adesso ci sembra di aver colto un occhio aperto invece da parte del numero 3 della formazione di Malesani, quindi dovrebbe aver ripreso conoscenza Benarrivo. Speriamo che sia passato il momento peggiore. Eccolo qui, si rialza, rialza la testa, dovrebbe, così speriamo possa tirare veramente un sospiro di sollievo chi come noi si era veramente preoccupato sulle prime immagini, possiamo dirlo, drammatiche. Al suo posto dal 28esimo minuto, quindi Serena, ma ciò che più ci preme davvero in questo caso è che tutto si risolva per il meglio per quanto riguarda Benarrivo e le sue condizioni di salute. Tanto partita che è ripresa con Veron ad impostare per la Lazio. Largo Pancaro, cerca lo spazio per il cross, viene chiuso proprio da Serena. Quindi già due cambi, uno nel Parma e uno nella Lazio, entrambi per infortuni abbastanza impressionanti. La coscia squarciata di Nedved, con tanto di sangue a colare abbondantemente dalla ferita.
E poi le immagini di Benarrivo svenuto a terra, i soccorsi dello staff sanitario, poi la barella, poi ci è sembrato di vedere Benarrivo aprire gli occhi e speriamo che tutto sia appunto risolto per il meglio. Ortega, finezza con il tacco, poi il colpo di testa, questo di Salas. Bokšić in qualche modo sul pallone. Parma che allontana, ancora Lazio, una deviazione e c'è il gol. Lazio in vantaggio. Il tiro probabilmente di Salas, ma una deviazione decisiva. La delusione di Malesani. Aspettiamo di rivedere per poter essere più precisi. Naturalmente è festa per il popolo biancoceleste sulle tribune. Bokšić abbracciato. Sarà probabilmente del croato, quindi l'ultimo tocco. Rivediamo. Bokšić che in qualche modo vince un contrasto con l'SC. Poi la palla in mezzo. Serena allontana come può. Arriva allora Salas. Il suo tiro, era giusta la nostra impressione. Il tiro è di Salas. Deviazione, sinceramente non siamo riusciti a vedere da parte di chi. Vediamo se questa inquadratura ci può dire qualcosa in più. Ecco Salas. E ancora restano dei dubbi sull'autore della deviazione decisiva. Il tiro è comunque di Marcelo Salas, ma certamente un tocco, un difensore giallo-blu che ha spiazzato, che ha messo fuori causa Buffon. La risposta del Parma, palla in mezzo, allontana Pancaro. 30 minuti di gara, Lazio 1, Parma 0, tiro di Salas deviato. Punizione per il Parma affidata al destro di Fuser. Parte il pallone, poi lo stacco di Lassissi sotto misura, palla sull'esterno della rete. La deviazione di Amoroso, la disperazione di Malesani. Parma anche sfortunato. Ultimo tocco, anzi, di Ortega. E palla che trova sì la rete, ma solo la parte esterna. Testa di Bogossian. Pancaro, pallone intercettato, ancora Bogossian. Il gioco è fermo, dice Collina, c'è calcio di punizione in favore del Parma. Simeone, Veron, Almeida, Pancaro. Salas, un palleggio a favore di Bokšić, colpo di testa all'indietro, blocca Buffon. Serena, mesta in anticipo su Crespo, poi ancora capitano della Lazio, a Pancaro, da questi a Veron. C'è forse fallo su Simeone, si prosegue, la chiusura da parte di Cannavaro e palla in fallo laterale. Salas, Simeone, Serena attaccato da Pancaro, pressing della Lazio adesso, Thuram, qualche problema a disfarsi del pallone, poi buono il lavoro di Thuram a servire Amoroso, un'occhiata all'orologio anche da parte nostra, 33 minuti di gara, Lazio 1, Parma 0. Parte il lancio, Crespo tenta la botta, palla fuori, non di molto, ma Ballotta dava comunque l'impressione di essere attento. Eccolo qui, Crespo, alla conclusione con il destro che non ha trovato però la porta avversaria. Un po' di confusione ma si prosegue, Dino Baggio. Largo per Fuser, di fronte a lui con Seisao. Pretende troppo Fuser, viene fermato dal giocatore portoghese, può ripartire la Lazio. La sovrapposizione di Salas fra due avversari, la palla del cileno. Fermato in maniera regolare. Fuser. Ortega,
subito attaccato, non c'è fallo, Simeone, poi Dino Baggio, fiondata con il sinistro a cercare Crespo che non riesce ad agganciare. Mentre rivediamo il cross di Dino Baggio, il tentativo di aggancio con il tacco da parte di Crespo. Cannavaro, poi Serena, Almeida, con la punta del piede, Pancaro, Bokšić. Pallone in profondità, troppo in avanti per Simeone. Disimpegno ancora elegante di Thuram, poi Cannavaro. Dino Baggio, Serena, allarga il gioco in qualche modo Ortega, c'è fallo di Crespo. Ecco qui Crespo in effetti va ad ostacolare lo stacco di Favalli e poi dopo contatto anche tra Ortega e Mihajlovic, ma aveva già fischiato Collina. Dino Baggio a rubar palla, a strapparla dai piedi di Salas. Ortega, Fuser, raffreddati gli entusiasmi giallo-blu dall'autogol sul tiro di Salas, grazie al quale la Lazio conduce la gara per 1-0. Ora a spingere proprio la squadra di Eriksson, Salas, Almeida, Mihajlovic, Favalli, a vuoto Crespo, Mihajlovic ancora, lo stacco di Lassissi, poi Simeone. Lazio in questo momento padrona del centrocampo, da Verona a Pancaro, pallone di ritorno, la finta di Veron, splendida combinazione, ha chiuso bene Cannavaro, Lazio che insiste con Seisao, è certamente il centrocampo della Lazio, uno quelli più forti in tutta Europa, possiamo dire, se non nel mondo, la classe di Veron, il dinamismo di Almeida, la grinta di Simeone, la tecnica e la pericolosità di Nedved, anche se in questo momento è dovuto uscire, comunque anche con Seisao è certamente un giocatore in grado di sostenere il confronto con i compagni di un centrocampo così importante. E poi ricordiamo ancora Stankovic in tribuna. Adesso una palla che danza pericolosamente, poi pasticciano Nesta e Pancaro. Almeida può allontanare. Salas, Simeone di prima. Lo scatto ancora di Almeida, al centro c'è Bokšić, accanto ad Almeida c'è Salas che si propone, Bokšić, l'uscita di Buffon, palla fuori, ancora brividi per il Parma, Lazio vicina al raddoppio. Rivediamo, Almeida tocca Thuram di tacco, Bokšić riesce a mettere la punta del piede ma non a trovare la porta del Parma, provvidenziale e tempestiva l'uscita di Buffon. Il rammarico del croato dalla bandierina Veron. Palla molto arretrata per Simeone che tenta una conclusione un po' velleitaria. Anzi, scusate, Mihajlovic ha cercato di sfruttare la propria potenza del sinistro. Veron, pallone troppo avanzato per Simeone, comunque ancora e sempre Lazio, Nesta. Il Parma aveva iniziato molto bene, aveva messo in difficoltà la squadra di Eriksson, poi è andata un po' calando la formazione di Malesani, l'uscita di Benarrivo ha forse un po' anche scioccato i giocatori del Parma, e la Lazio ne ha approfittato con un po' di fortuna, deviato il tiro di Salas, e da quel momento in poi il Parma non si è più ripreso, almeno fino ad ora, ed è la Lazio a fare la gara al tardino. Testa di Mihajlovic, poi si lotta a centrocampo, fa proseguire Collina, Dino Baggio per Crespo,
punta l'uomo Crespo, poi parte il servizio per i compagni. Ah, buon gioco la difesa biancoceleste. Sguardo fisso e preoccupato di Malzani. Si gioca molto questa sera il tecnico del Parma. Cannavaro, la spinta di Pancaro ad Ortega. A due passi da Collina. Sguardo intenso anche per Eriksson, ma immaginiamo ben più soddisfatto fino a questo momento, se non altro del risultato, ma nella seconda parte di questo primo tempo anche del gioco della sua squadra. Bogossian, Thuram, Serena, Cannavaro, Dino Baggio, spazio per il suo destro, parte la botta, nessun problema per Ballotta, ma il pallone è stato deviato, quindi angolo per il Parma, se ne incarica Amoroso. Mette fuori Bokšić, rincorre il pallone Ortega, ostacolato proprio dal giocatore croato. Poi Thuram. È troppo lungo il lancio di Serena, si perde direttamente sul fondo. 40 minuti di gioco, Lazio 1 Parma 0. Thuram mette a terra con Sessão, Almeida, Favalli, ancora con Sessão, si propone Veron, Almeida cerca invece Simeone, pallone intercettato, ora Bogossian costringe Fuser a una rincorsa all'indietro. Crespo manovra abbastanza bene il Parma fino alla tre quarti, poi ha difficoltà a pungere. Ortega, parte il lancio, il colpo di testa di Mihajlovic e Ballotta che va ad evitare l'angolo. Grande intervento di Ballotta sul destro di Fuser, è stata quella l'occasione più pericolosa per il Parma, eravamo all'incirca al quarto d'ora. Stacco di Lassissi, poi Simeone, Veron, Bokšić, ancora Simeone, Favalli, con Sessão, Veron, Almeida, poi trama interrotta, Fuser, ma c'è fallo in favore della Lazio. Ecco qui Dino Baggio che va ad ostacolare Almeida. Gioco già ripreso con il Parma ora, in possesso di palla, e il fallo invece di Consesao su Fuser. Thuram, Cannavaro, non si accorge del passaggio del compagno Amoroso. La rimessa è comunque Emiliana. Almeida a respingere, poi Amoroso, Veron, ancora rimessa affidata a Serena, Ortega, Amoroso, c'è Almeida in mezzo e vediamo qual è la decisione di Collina. Calcio di punizione, ma ci sembra di capire non in favore del Parma, vediamo. Almeida che tocca con un braccio, chiede la punizione Ortega, interviene Collina, infatti la punizione è proprio per il Parma, quindi evidentemente le proteste giallo-blu erano legate semplicemente al fatto che non è arrivato il cartellino giallo per Almeida, questa almeno è la nostra interpretazione, ma seguiamo questo episodio importante. Calcio di punizione in favore del Parma con Fuser da buona posizione, tre uomini in barriera per la Lazio, parte Fuser,
respinge proprio Veron, ancora Fuser. L'assisi in avanti, poi confusione, Amoroso, palla toccata, smorzata, che arriva tranquillamente dalle parti di Ballotta. 30 secondi al termine del primo tempo, salvo recupero, ma purtroppo a causa dell'infortunio serio occorso a Benarrivo ci sarà molto da recuperare. Ortega, attacco di Almeida, c'è forse fallo, così è. Tatticamente preziosissimo Almeida, con esperienza, è andato a fermare Ortega, che stava sorprendendo la difesa della Lazio un po' sguarnita. Almeida è andato a fermare senza cattiveria, ma con astuzia, proprio connazionale, in maglia giallo-blu. Eccolo qui Ortega, Amoroso, di fronte a lui Nesta, intercetta, bene Favalli, e fa ripartire la Lazio. Bokšić, vediamo, 6 minuti di recupero. Giustamente la partita è stata a lungo ferma per consentire i soccorsi a Benarrivo, svenuto a terra. Quindi ancora 6 minuti per questo primo tempo, Lazio 1 Parma 0. Bogossian attaccato da Veron, si libera del pallone a favore di Buffon. Fuser in lotta con Conceição, la palla è fuori, rimessa emiliana. Ortega, interviene Mihajlovic, poi Favalli, Conceição, ancora palleggio con Favalli. Bokšić, perfetto l'anticipo di Lassissi, poi Nesta, Cannavaro, Veron, un po' di confusione in queste fasi di gioco. Non è difficile da raggiungere per Salas. Tanto la finezza di Crespo, che aveva cercato di liberarsi con il tacco, Veron non glielo ha consentito. Ancora Veron a chiudere su Cannavaro, che vince però il rimpallo. Bogossian, Almeida, Bokšić, Simeone, tutto di prima, palla però irraggiungibile per i compagni. Primissimo piano su Malesani. Sale l'assisi, appoggio per Bogossian, e poi finisce così l'azione del Parma, con Almeida che ruba palla, con Sessao, ancora Almeida, toccato da Ortega, c'è fallo. Rivediamo, ma era sembrato abbastanza netto l'aggancio di Ortega ai danni di Almeida. Panchina della Lazio. Bokšić cerca il palleggio elegante con il sinistro a cercare di superare Cannavaro. Crespo, uscita di Ballotta fuori dall'area. Pancaro attaccato da Amoroso, fallo in favore del Parma. Sul pallone Serena, punizione battuta, chissà se il pallone era però in movimento. Sale Fuser sulla destra, parte il suo cross, Pancaro, poi Mihajlovic, Dino Baggio botta con il destro da dimenticare. 3 minuti al termine del primo tempo, il rammarico di Dino Baggio per questa conclusione assolutamente sballata. Conceição prolunga la traiettoria, poi Almeida, ancora il portoghese, Veron, Conceição manovra bene, ottimamente il centrocampo della Lazio in palleggio. Salas, palla larga a Pancaro, il passaggio di ritorno impossibile da raggiungere per Conceição. Ci riprova il Parma con Amoroso, costretto a tornare molto indietro per trovare palloni giocabili. In realtà l'unica vera punta fissa è Crespo.
Fuser, Bogossian. Colpisce male il pallone Bogossian e costringe Ortega a tornare indietro, poi c'è fallo. Bruno Baggio intercetta Nesta. Bogossian, Serena, Bogossian cerca di andare via a Simeone, il quale Simeone commette fallo e c'è punizione per il Parma. Ancora un minuto da giocare, poco più. Eccolo qui Ariel Ortega sul pallone, le istruzioni di Ballotta ai compagni. Parte il destro che cercava probabilmente il 7 alla sinistra di Ballotta, poi in realtà molto lontana dalle intenzioni. Sempre tesissimo Malesani. Attacco di Cannavaro, poi Pancaro in testa, Veron con la punta del piede a cercare di lanciare Simeone, chiusura su di lui e fallo laterale per la Lazio. 30 secondi al termine, Lazio 1 Parma 0 naturalmente al termine del primo tempo. Veron, pallone di ritorno a Salas, l'aggancio, palla in mezzo, Bokšić, Simeone, arriva Dino Baggio, sbroglia la situazione, poi Fuser mette giù Thuram, l'attacco di Bokšić, la palla è buona e finisce però qui il primo tempo. Squadre al riposo sul punteggio di 1-0 in favore della Lazio al 30° minuto, conclusione di Salas deviata però in maniera decisiva da un giocatore del Parma e quindi Buffon battuto. Staremo a vedere cosa saprà offrire quindi la ripresa. E poi vorremmo soprattutto aggiornarvi in attesa dell'inizio del secondo tempo sulle condizioni di Benarrivo. Una brutta botta per lui nel corso del primo tempo dopo uno scontro con Salas, terminato a terra Benarrivo, è stato portato fuori in barella, un primo soccorso con la Flebo, poi è stato portato in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Ma comunque ha ripreso conoscenza ben arrivo dopo uno stato di semi-incoscienza, come era emerso anche dalle immagini. Quindi insomma il grosso pericolo sembrerebbe scampato, comunque tanta paura per lui, soprattutto, lo ripetiamo, dalle primissime immagini. Ben arrivo che poi è stato sostituito da Serena, così come nella Lazio, Nedved colpito alla coscia, è stato sostituito dopo 5 minuti da Conceição. Andiamo quindi a leggere, in attesa di verificare se ci sono stati dei cambi durante l'intervallo, le formazioni che hanno dato vita al primo tempo. Per il Parma Buffon in porta, poi difesa con Lassissi, Thuram e Cannavaro, poi centrocampo con Fuser, Dino Baggio, Bogossian e Serena al posto di Benarrivo, Ortega dietro le due punte che sono Crespo ed Amoroso. La tensione sul volto di Malesani. Risponde la Lazio con Ballotta in porta, difesa con Pancaro, Nesta, Mihailovic e Favalli, centrocampo Veron, Simeone, Almeida e Conceição al posto di Nedved, davanti Salas e Bokšić. Tutto sembra essere pronto per l'inizio della ripresa. Occhiata di Collina, gesto d'intesa con i suoi collaboratori. Il via al secondo tempo, il Parma deve recuperare un gol. Partita delicatissima, lo ripetiamo, per la squadra ma soprattutto per Malesani. Simeone, Bokšić, subito palla in avanti, spazza l'assist, Pancaro, pallone in avanti, Cannavaro, Bogossian, Crespo, Ortega fermato e poi Nesta. Fuser falloso il suo intervento su Conceição, ma si prosegue. Ora Conceição cerca il dialogo con Salas, ora il portoghese Salas parte il sinistro con il petto in maniera elegante, controlla Cannavaro, Mihailovic, Almeida, Nesta, Pancaro,
Veron, Panker, Simeone, può salire ancora Pancaro sulla fascia destra, un cross che si commenta da sé, pallone colpito a dir poco male da Pancaro. Fuser, Crespo, Bogossian, Serena, Cannavaro, parte il lancio di Cannavaro, la chiusura di Pancaro su Ortega, poi Nesta, Veron, c'è fallo su Nesta, quindi calcio di punizione in favore della Lazio. Punizione affidata a Veron, grande primo tempo il suo, e certamente immaginiamo il rimpianto dei tifosi del Parma per la cessione di un campione come Veron, senza nulla togliere ad Ortega, per carità, che praticamente ha preso il suo posto quest'anno, ma un gioco di tipo diverso. Ortega è più rifinitore, mentre Veron è vero e proprio regista, uomo squadra, sa davvero fare reparto. Centrocampo, quello della Lazio, ripetiamo, di livello mondiale. Il centrocampo del Parma, che a nostro avviso quest'anno ha perso qualcosa di importante. Nesta, intercettato il suo pallone. Poi Veron che va a disturbare Serena, amoroso. Simeone, Veron, Almeida, Salas, ancora Almeida. Simeone ritarda troppo il passaggio e consente a Cannavaro il recupero, poi l'assist. Serena, la palla è forse fuori, ma si prosegue, l'assist. Amoroso, arretratissimo, cerca la collaborazione di Dino Baggio. Dino Baggio avanza, palla al piede, poi appoggia ad Ortega, l'esterno destro, troppo lungo il pallone per Crespo. Collina che fa segno che adesso sì, è tutto ok, quindi riprende il gioco dal piede di Ballotta. Intanto panoramica sulla panchina della Lazio, una panchina di lusso, con Mondini, terzo portiere, oggi secondo per l'assenza di Marchegiani, poi Negro, Sensini, Lombardo, Mancini e Kenneth Anderson. Cambia gioco Veron e chiama in avanti Favalli. Con Seisao anticipato dall'Assisi, poi Fuser, Dino Baggio, attacco di Veron, Salas ruba palla, Simeone, Veron, pallonetto delizioso ma un po' troppo lungo per Bokšić. E può salire Serena. Subito però sfumata l'azione del Parma per l'attacco di Almeida. In qualche modo Bokšić a Salas, subisce fallo, ma secondo Collina si può proseguire. Dino Baggio. Ancora Lazio che si chiude bene. Parma che non punge più. Con Seisao, l'attacco di Fuser, senza fallo, ha successo. Amoroso, chiuso da Mihajlovic. Poi un nuovo pallone in avanti, lo scatto di Amoroso, la chiusura di Favalli. Palla fuori, angolo per il Parma. 5 minuti e 10 del secondo tempo, sempre Lazio in vantaggio per 1-0. Cross di Fuser, il controllo con il petto da parte di Ortega, la rovesciata, tutto molto bello, ma pallone facile per Ballotta. Da Buffon intanto a Thuram. L'assisi, amoroso, Bogossian, Thuram, amoroso, Dino Baggio, Serena, messo giù Ortega,
Non c'è fallo, si prosegue, ma adesso interviene, sì, Collina. Fallo da parte di Simeone, rivediamo. Ecco qui Pancaro in lotta con Ortega, poi Bogossian, arriva Simeone che spinge il giocatore francese. Adesso non c'è intesa fra Simeone e Veron, rimessa laterale in favore del Parma. Bogossian, Serena. Ancora Bogossian, Dino Baggio. Si propone Fuser, non si accorge però dell'arrivo di Salas. Può salire l'Assisi. Di fronte a lui con Sissao. Parte il lancio di l'Assisi, Ortega ancora il controllo con il petto, limite dell'area, parte la botta da fuori. Palla alta sulla porta, difesa da Ballotta. Chiede collaborazione ai compagni Ballotta, parte a suo destro. Bokcic allo stacco, non c'è fallo. In qualche modo palla all'indietro, poi con Sessao, attacco di Fuser, Almeida a salire, non Sessao anticipato, Ortega, Almeida in scivolata, un po' di confusione, ancora Almeida attaccato da Fuser, costretto a ritornare indietro Almeida, difesa della palla. Poi si continua a giocare ai limiti della regolarità, la palla è buona, l'Assisi, Bogossian, Fuser, poi Dino Baggio, spazio per lui. Ancora Dino Baggio, la falcata. Palla in profondità per Crespo, piuttosto defilato però. Crespo, saltato un uomo ma non Veron, spazza Pancaro, allontana. Salas. Veron. Può salire l'Argentino. Salas, la palla è larga ma anche un po' troppo lunga, riesce comunque ad arrivarci Salas. E si riprenderà con calcio d'angolo in favore della Lazio, anche se in effetti ci sembrava che l'ultimo tocco fosse proprio di Salas, quindi o punizione, e infatti ecco, punizione sarà, perché Thuram aveva forse caricato Salas ma l'ultimo tocco era stato bianco celeste, quindi calcio di punizione ma praticamente un calcio d'angolo affidato a Mihajlovic. Tutto pronto per il sinistro di Mihajlovic, palla bassissima, messa fuori, quindi ancora rimessa per la Lazio. 9 minuti della ripresa, Lazio 1 Parma 0. Salas anticipato e poi Serena allontana il pallone, clamoroso, isolatissimo, non riesce ad arrivarci. Poi con Sessao per Favalli, troppo lungo, palla fuori. Fuser la rimessa. Sale Thuram, poi Amoroso, ancora una volta attaccato con successo, ma in questo caso c'è fallo di Almeida. Primo piano per Matias Almeida, mentre intanto grandi manovre sulla panchina del Parma con Breda e Di Vaio che si stanno scaldando, due ex della Salernitana, nel caso di Di Vaio però soprattutto si tratta di un ex laziale. Intanto Serena, di fronte a lui Veron, poi arriva Ortega attaccato da Pancaro, Bogossian, Amoroso, Crespo, palla in profondità, Ortega cerca un dribbling non facile su Nesta e guadagna comunque un calcio d'angolo. Palla di ritorno a Fuser, l'Assisi, Fuser troppo lungo. Mani nei capelli per Fuser, simbolo del momento difficile del Parma,
così come simbolo della difficoltà della squadra giallo-blu è l'atteggiamento di Malesani, sempre in piedi, mastica nervosamente una gomma, pensiamo non la stessa, dall'inizio della partita. Con Seisao, palla in mezzo, Bokšić cerca lo spazio per liberare il tiro, poi termina a terra, si prosegue. Ortega, Fuser, cerca la falcata Fuser, a chiudere su di lui Almeida, è buona la chiusura dell'argentino, ma palla sempre a Fuser, parte il cross con il sinistro, cerca la rovesciata Crespo, Dino Baggio, pallone deviato, poi fuori gioco per Amoroso. Punizione per la Lazio, affidata a Ballotta. Mette giù con Seisao l'attacco di LSC, si prosegue per la norma del vantaggio. Favalli ancora con Seisao, nuovo attacco di LSC. In mezzo può manovrare Simeone, poi Bokšić. Al centro dell'area c'è Sala, sulla arriva anche di gran carriera con Seisao. Bokšić, dribbling a rientrare su Thuram che però ha la meglio. Bogossian, Fuser, la chiusura da parte di Favalli. Amoroso, Bogossian all'impostazione, passaggio direttamente sui piedi di Nesta. Mihailovic, il lancio per Salas, controllo con il petto, grande numero di Salas, la risposta di Buffon, tutto splendido, grande classe da parte dell'attaccante cileno, controllo con il petto e battuta al volo, bellissimo, solo i grandi campioni possono fare cose di questo genere, ma grande campione anche Buffon che distinto si è salvato. Lazio vicinissima al raddoppio con Marcelo Salas, rivediamo ancora, ne vale la pena, controllo perfetto, battuta al volo in scivolata, Buffon distinto si è trovato, a dire la verità, sulla traiettoria del pallone, comunque ha salvato la porta del Parma. Ortega, Dino Baggio, Pancaro all'indietro, cerca di evitare il fallo laterale, Nesta, nulla da fare. Cannavaro, palla bassa, poi Pancaro, pallone esce, la rimessa è del Parma. Movimenti anche sulla panchina biancoceleste, praticamente tutti gli uomini a disposizione di Eriksson si stanno scaldando. Ricordiamo però che il tecnico svedese ha già operato un cambio, quello di Conceição al posto di Nedved, così come nel Parma è entrato Serena al posto dell'infortunato Benarrivo. E a proposito, ripetiamo, trauma cranico per lui dopo i primi accertamenti in ospedale, ma il peggio sembra essere passato. Colpo di testa da parte di Alessandro Nesta, poi Simeone perde palla sull'attacco di Baggio, Ortega a Baggio, provvidenziale la scivolata di Favalli con Fuser che, scusate, Baggio che rimane a terra. In chiusura Favalli su Dino Baggio, vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara, che intanto va a sincerarsi delle condizioni di entrambi i diretti interessati, anche accenno di campi forse per Favalli. Ecco qui, rivediamo, non sembra trovare l'impatto col pallone Favalli, che trova invece certamente le gambe di Dino Baggio. Si riprende con un angolo misterioso, o era punizione o era fallo di fondo. Bokšić intanto a cercare di liberare. Attenzione al Parma con Amoroso disturbato da Ortega. Difesa della Lazio che si chiude, poi la conclusione, Ballotta a terra, blocca. E questa volta il pericolo è per la Lazio, si dispera Malesani. Parma che ha sciupato una grande occasione, prima con Amoroso in condizione di tirare ma disturbato da Ortega, poi con questa conclusione un po' debole a dire la verità da parte di Cannavaro, se non andiamo errati.
Eh sì, mani nei capelli per Cannavaro. Parma vicino al pareggio, dopo che la Lazio, a dire la verità, aveva più volte, almeno in due occasioni, sfiorato il raddoppio. Ma adesso sta premendo la squadra di Malesani. Ortega in area, il cross intercettato ancora una volta da Favalli. Si sta riprendendo adesso il Parma dallo shock del gol subito nel primo tempo. Torna a spingere la squadra di Malesani, così come aveva fatto ad inizio partita. Dalla bandierina Ortega, palla che scende, colpo di testa, la traversa di Amoroso, poi ancora Parma, il gol del pareggio, Bogossian. Parma 1, Lazio 1, si scatena Malesani, la festa del Tardini, abbracci per il tecnico. E queste sono immagini importanti, la squadra è con Malesani, almeno i giocatori che in questo caso sono andati ad abbracciare il tecnico giallo-blu. Non c'è spaccatura a giudicare da queste immagini, dopo il gol tutti attorno a Malesani. Colpo di testa di Amoroso che coglie la traversa, poi ancora Bogossian che riprende, nulla può fare, Ballotta, difesa della Lazio forse un po' ferma, c'era Conceição sul palo che però non è riuscito ad intervenire, si era allontanato dal palo, quindi qualche colpa importante a nostro avviso anche sulle spalle del giocatore portoghese della Lazio, era sul palo proprio per evitare palloni di questo tipo. Ballotta non c'è arrivato. 17esimo minuto, Lazio 1, Parma 1. Tra l'altro proprio il giocatore che aveva deviato il tiro di Salas, quindi l'autore dell'autorete grazie alla quale la Lazio conduceva la partita, si è poi riscattato. Attenzione al destro di Almeida che esce di poco. Dicevamo, proprio Bogossian si è riscattato dall'autorete andando in gol. Ecco qua, Amoroso che trova la traversa. E poi, più in alto di tutti, salta Bogossian, palo e gol. La Lazio con Salas, palla in profondità per lo scatto di Bocic, in chiusura l'Assisi, Buffon. Mentre possiamo rivedere la grande esultanza di Malesani, che riceverà poi tra poco l'abbraccio dei suoi giocatori. Almeno 5-6 giocatori del Parma sono andati ad abbracciare Malesani, tra cui Thuram, che è uno della vecchia guardia, quindi immagini che sembrerebbero testimoniare l'unità della squadra nei confronti del tecnico, a dispetto di alcune voci che volevano invece una spaccatura all'interno del Parma. Salas intanto, in anticipo su Cannavaro. Veron, saltato Amoroso. Poi ancora Veron, Bocic, pallone irraggiungibile. L'Assisi, palla indietro per Cannavaro, naturalmente pubblico del Parma che prende coraggio, così come immaginiamo tutta la squadra. Cannavaro, Thuram, Bogossian, intercetta Veron approfittando di un'incertezza del centrocampo del Parma. Salas, pallone intercettato, ma c'è Bocic, l'Assisi ci mette il piede e può ripartire Serena sulla fascia sinistra. Occhiata ai compagni, sale anche Dino Baggio. Ortega, Fuser poi che apre a favore di Amoroso, disturbato da Pancaro. Rimessa effettuata dallo stesso Amoroso. Dino Baggio chiede palla a Fuser e riceve il controllo. Ortega, numero cercato ma non trovato, poi Mihajlovic, stacco di Thuram, un fallo questa volta in favore della Lazio, c'è Simeone a terra.
Veron, ancora lui attaccato da Ortega e non c'è intesa questa volta con Favalli. Ortega, pallonetto che cercava di servire Dino Baggio, c'è invece ancora la Lazio. Veron, Simeone saltato l'assist che commette fallo, punizione per la Lazio, una posizione molto interessante. Possibili soluzioni, anticipiamo, quella di Veron con il destro, di Mihajlovic con il sinistro, ma intanto avete visto c'è già un cambio che si sta preparando mentre stiamo rivedendo il contatto fra l'Assisi e Simeone. Ed ecco qui, come avevamo detto, Veron pronto a battere con il destro, Mihajlovic con il sinistro. Staremo a vedere quale sarà la soluzione secondo noi Veron, ma vediamo. Parte Veron, è sua la botta con il destro, palla però altissima, quasi in curva. Intanto il cambio, il secondo voluto da Malesani, dentro Breda con il numero 4 e fuori numero 15 che non esiste, che sta uscendo un po' così, anche porta però il 14, quindi errore sulla lavagnetta del quarto uomo, ora corretto. Fuori Bogossian, autorete per il vantaggio laziale e pareggio per il Parma da parte del giocatore francese. Evidentemente un problema muscolare per Bogossian, che lascia comunque il campo fra gli applausi. Al suo posto Breda, tutto questo al 22esimo minuto della ripresa, 1-1 tra Parma e Lazio. Anticipo di Nesta, poi Simeone, appoggio a Veron. Ancora Simeone. Si propone Salas e lo serve in questo momento Simeone, che poi chiede il pallone di ritorno. Splendido l'esterno da parte di Salas, ma chiude bene Cannavaro. Turam pasticcia la difesa, Bokšić, poi esce Turam e sbroglia la situazione. Ortega resiste all'attacco di Favalli, ma non al raddoppio di Almeida. Può ripartire la Lazio. Da Veron ancora ad Almeida e nuovamente a Veron. La falcata di Pancaro sulla destra. Bokšić, parte il suo cross, lo stacco da parte di Fuser con Seisao. Favalli, forse gioco pericoloso per Fuser, ma si riprenderà semplicemente con una rimessa laterale in favore della Lazio. Almeida, Favalli aggancia il pallone, prepara il cross, mette fuori Turam, poi gran botta di Almeida, un gol incredibile per Matias Almeida. Gli abbracci per lui, una prodezza. Lazio in vantaggio, 24esimo minuto del secondo tempo. Allarga le braccia, esterrefatto Buffon. Un gol che non ha aggettivi. Scuote la testa Malesani, come a dire, ma capitano proprio tutte a me. E forse non ci crede neanche Almeida. Rivediamo. Arriva il pallone, l'impatto al volo con il destro, imprendibile per Buffon. Gol capolavoro di Almeida, che segna poco, ma quando segna realizza gol che restano nella memoria. Buffon esterrefatto e Malesani davvero sbalordito, un po' bersagliato anche dalla sfortuna. Domenica scorsa aveva confezionato un capolavoro da antologia Vieri, questa volta è toccato ad Almeida. In effetti un po' tutti contro il Parma. Rivediamo ancora, palla che spiove, impatto perfetto da parte di Almeida e Buffon non può far altro che inchinarsi a questa perla. Lazio 2, Parma 1, 25esimo minuto. Lazio che torna in vantaggio, vediamo la punizione di Fuser, poi allontana la difesa. Certamente una doccia fredda per il Parma che aveva, e vedete Malesani scuote la testa, Parma che aveva appena trovato il pareggio, e gara che si stava mettendo sui binari giusti per la squadra di Malesani, che aveva ritrovato
coraggio ed entusiasmo, e questa è davvero la classica mazzata sul morale di una squadra già in difficoltà, che sente in un certo senso adesso contro di sé anche la sorte. Attenzione però a Crespo, che cerca l'aggancio, non riesce però a fermare il pallone. Rinvio di Favalli, Salas, splendido in questo caso invece l'aggancio. Bokšić che cerca di sorprendere Cannavaro. Ortega, Parma che deve dar fondo a tutte le proprie energie, ma soprattutto alle doti caratteriali e morali. È un momento difficile e in questo momento che il Parma, se c'è, deve cercare di scuotersi. L'Assisi a spizzare il pallone, a metterlo in angolo. Cambio anche nella Lazio, Lombardo pronto ad entrare. Vedremo chi sarà a lasciargli il posto. La lavagna che resta ancora oscura alla nostra vista. Bokšić, fuori Bokšić. Lazio quindi che protegge il vantaggio togliendo una punta, anche se non una punta vera e propria come Bokšić, inserendo invece un giocatore più disposto alla copertura come Lombardo, quindi unica punta a Salas. Angolo direttamente sul fondo, quindi Buffon che può affrettarsi a rimettere in gioco. Eccolo qui, Lombardo tocca il suo primo pallone, Nesta, Simeone, vince un rimpallo Simeone, di fronte a lui Cannavaro però ancora caparbiamente recupera. Breda, Amoroso, l'attacco di Veron, poi il raddoppio di Almeida, ancora Veron, Simeone, Almeida, motore di un gol favoloso. Fuser, Breda, Ortega, Ortega attaccato da Simeone, c'è fallo, punizione quindi per il Parma. L'anno scorso proprio a Parma la Lazio vinse 3-1 e si ricorda un gol anche lì da antologia di Mancini con il tacco. E oggi è stata la volta di Almeida a confezionare una perla, quindi evidentemente il Tardini è un campo che porta bene alla Lazio, in vena di prodezze. Naturale che in gol come questi conti anche un pizzico di fortuna e di buona sorte, ma merito comunque a chi ha il coraggio di provarci e poi la capacità anche tecnica di realizzare gol come questi. Favalli, profondità per lo scatto di Conceição, ma non c'è intesa tra i due. E siamo alla mezz'ora, Lazio 2, Parma 1. Breda, Ortega, duello con Almeida, poi Favalli, ottima la partita del numero 5 bianco celeste. Fuser, l'Assisi, Breda, Turan, Cannavaro, Amoroso, Cannavaro, buona trama del Parma con palla però consente un facile anticipo a Mihajlovic. Simeone, Pancaro, palla in mezzo, troppo avanzata per Salas, la chiusura di Fuser, poi arriva Turan. Lazio che attende il Parma a centrocampo, ma che poi si chiude con una certa facilità ed efficacia. Lombardo a Simeone, Veron, ancora Veron, palla in mezzo a Lombardo, nuovamente Veron, l'aggancio di Salas, la chiusura di Breda, anzi di Serena, poi Dino Baggio, errore di Baggio, ne approfitta Simeone, Salas, ancora Salas, tiene palla, aspetta la sovrapposizione di Lombardo che arriva in questo momento, poi indietro ancora Veron, nuovamente appoggio a Lombardo,
attacco di Breda, un po' chiuso Lombardo, deve tornare indietro Veron, di prima per Almeida, colpo di testa scavalcato Thuram, ma non Cannavaro, ancora Lombardo, Lazio che insiste, Almeida, poi la botta di Veron, Favalli, palla fuori, Parma che può uscire dal guscio, forse l'ultimo cambio, vediamo, e così è, pronto Vanoli, e non è ancora il momento, il gioco è ripreso con Dino Baggio in possesso di palla, evitato Veron, poi Serena, parte il lancio, un po' di testa a liberare da parte di Nesta per Pancaro, poi Lombardo, Veron, Simeone, lascia ad Almeida, Favalli, ancora Simeone, Veron di nuovo, gran numero di palloni lavorati dal numero 23 della Lazio, poi allarga il gioco Pancaro per Veron, il cross, sfiorato il pallone proprio da Pancaro, palla fuori non di molto, rivediamo, cross di Lombardo con Pancaro che va a sfiorare il pallone di testa e Simeone che si lamenta perché Pancaro è andato quasi a sottrargli la possibilità di colpire. Ultimo cambio per il Parma, fuori Dino Baggio, ha alternato Baggio iniziative interessanti, a momenti invece meno positivi, comunque un Baggio che non ci sembra al pieno della forma, al suo posto con il numero 24 Vanoli. I tre cambi effettuati da Malesani, resta un cambio invece a disposizione di Eriksson, l'SC Ortega, con Sessão su Serena spostato ora a destra, spazza Mihajlovic, Thuram, Cannavaro, Vanoli, tocca il suo primo pallone spostato a sinistra, Vanoli con Serena a destra e Fuser che ci sembra operare in posizione più centrale dopo l'uscita di Dino Baggio. L'attacco di Conceição su Serena, il calcio di punizione quindi per il Parma, affidato al destro di Ortega, palla che scende, colpo di testa da parte di Cannavaro sul fondo direttamente, rinvio di Ballotta, sfiora Cannavaro, poi Thuram a proteggere la palla dall'attacco di Salas. L'ACC con Sessão, lotta con Fuser, poi arriva anche Almeida, ultimo tocco da parte di Serena, e intanto siamo al 35esimo della ripresa, 10 al termine, salvo recupero Lazio 2 Parma 1, la preoccupazione sul volto di Malesani. L'ACC, Thuram, attaccato da Veron, largo per Vanoli, di fronte a Vanoli, Simeone e Lombardo, poi Almeida, la caccia del pallone, trova invece le gambe dell'avversario, Amoroso che arretra sempre di più alla ricerca di qualche pallone giocabile. Breda, parte il lungo lancio con il sinistro, la palla per Vanoli, forse toccata però da Lombardo, angolo quindi per il Parma, Amoroso dalla bandierina, Crespo inquadrato in questo momento fra Verone e Favalli, parabola arcuata, nessun problema però per Ballotta.
ora con Seysal, costretto a fermarsi. Mihajlovic, solito lancio con il sinistro per un isolatissimo Salas. Vanoli, Amoroso, Breda, Fuser, ancora Amoroso, salta in qualche modo Veron, Crespo, buona triangolazione fra i due, poi velleitaria davvero la conclusione di Amoroso, chissà cosa pretendeva di fare da lì. E anche per Amoroso non si può non parlare di condizione fisica imperfetta. Capocannoniere dello scorso campionato, non è certo lo stesso giocatore che stiamo vedendo adesso con la maglia giallo-blu. Un lungo infortunio lo ha tenuto lontano dai campi di gioco, poi tornato Amoroso nuovamente, poi in difficoltà fisica è stato messo fuori per la partita di questa sera. Malesani ha voluto recuperarlo, ma non è certamente il vero Amoroso. Almeida, lancio lungo per Salas, con Seysal, Almeida, profondità ma chiusura da parte di Cannavaro, Favalli, Veron, Mihajlovic, poi Cannavaro, Fuser, inserimento di Veron e di Seysal, si ostacolano quasi i due biancocelesti, poi Lazio che spinge con Simeone, spazio per lui, Simeone. Lo scatto di Salas, palla larga invece a Lombardo, chiede il triangolo Lombardo, Simeone preferisce invece chiamare in avanti Pancaro, un po' di confusione, Vanoli ruba palla, ancora Vanoli, Amoroso, troppo lungo il pallone per Ortega. Nesta, Veron, Mihajlovic, Favalli, ancora Mihajlovic, la palla è buona, Veron, Almeida, Veron, intercettato il pallone da Breda, poi Favalli, ancora Veron, ma nuovamente Breda in anticipo su Almeida. Insiste la Lazio, è sempre con Veron, ma questo è Simeone, poi Favalli, Salas, inutile dirlo, ancora Veron, questa volta è sbagliato però il suo passaggio, finezza con il tacco di Thuram, Vanoli, consueto, infaticabile Veron, poi Simeone, Salas, riparte la Lazio, 2 contro 3, Simeone ancora attaccato da Thuram. Tiene palla la Lazio, poi c'è Pancaro a rimediare ad un primo errore. È stanca anche la squadra di Eriksson, che certamente ha un centrocampo in grado di palleggiare con più facilità, ma che comunque ha speso molto in questa serata. Fuser, attacco di Almeida, anche lui davvero infaticabile. Amoroso. Poi la chiusura di Mihajlovic, Cannavaro, Thuram, spazza Nesta senza troppi complimenti, Fuser, Amoroso che ormai stava facendo il centrocampista, Ortega, saltato solo per un attimo Favalli, in realtà poi Ortega è costretto a defilarsi. E si ritrova sempre di fronte Favalli, la presa alta di Ballotta senza difficoltà, regia che ripropone il cross di Ortega e la presa di Ballotta, quando però l'azione sta proseguendo, palla in area della Lazio, ancora una volta però Ballotta senza problemi, l'attacco di Crespo e poi il portiere della Lazio invita i compagni a salire, in piedi anche Eriksson, intravede, ma mancano ancora 5 minuti più il recupero, intravede comunque una vittoria importante Eriksson, una vittoria che porterebbe la Lazio in testa insieme all'Inter a quota 10, lasciando il Parma in crisi a 2 punti appena in classifica dopo 4 giornate.
Parma che si ritroverebbe a meno 8 dalla vetta praticamente già ad inizio campionato. Un duro, durissimo colpo per l'ambizione scudetto della squadra gialloblu. Parte il cross di Ortega, il colpo di testa da parte di Crespo con palla che supera la traversa, anche se non di molto. Evitare proprio i risvolti che una sconfitta, un'ulteriore sconfitta porterebbe con sé. Intanto Nestor Sensini, un altro grande ex del Parma, che va a sostituire Veron, altro ex del Parma, salutato dai fischi del pubblico del Tardini. In questi fischi c'è, a nostro avviso, anche un po' di rammarico per aver perduto un campione di questa, di questo livello. Invece applausi per Sensini, certamente ben più lunga la militanza di Nestor Sensini in maglia gialloblu rispetto a quella di Juan Sebastian Verón. Sensini è proprio un veterano del Parma. Tanto palla lunga e passano i minuti, 2.5 alla fine più recupero eventuale. È un Parma che comunque ha messo qualcosa in campo questa sera, soprattutto ad inizio partita, 10-15 minuti aggressivi, e poi una buona prima metà della ripresa nella quale il Parma era riuscito a costruire occasioni e a trovare anche il pareggio. Un Parma che ha tutto sommato reagito alla umiliazione in campionato domenica scorsa 5-1 con l'Inter, e un Parma che adesso avrà giovedì un appuntamento importantissimo in Coppa UEFA. Attenzione, attenzione a questo pallone che spiove, poi Lombardo allontana. Coppa UEFA in Ucraina col Krivbas, 3-2 all'andata per la squadra di Malesani, un risultato che però non lascia tranquilli in vista del ritorno. Quella è davvero una partita da non fallire per la squadra di Malesani, già eliminata dalla Champions League. Breda intercetta Salas solo per un attimo, però Buffon al rinvio, poi Mihailovic, Sensini, Almeida, scivola Fuser con Sessão, attaccato da Serena, si ferma con Sessão, Almeida, Sensini, Lombardo. Lazio ha certamente giocato con più continuità, trovando proprio nel fraseggio a centrocampo la sua arma vincente, e poi la perla di Almeida a riportare la Lazio in vantaggio quando il Parma stava proprio dando il meglio di sé. 3 minuti ancora da giocare, 3 minuti per le speranze del Parma, 3 minuti nei quali la Lazio dovrà tenere duro per cercare di portare a casa questi 3 punti che porterebbero la squadra biancoceleste in testa alla classifica, quota 10 insieme all'Inter. Certamente le due squadre che hanno impressionato di più in questo inizio campionato, Lazio e Inter, non a caso per ora sono entrambe in testa a quota 10, ma vediamo ancora cosa riserva la sfida del Tardini. Nesta, ancora Nesta con grinta, porta avanti la palla, poi Thuram però, anzi l'Assisi. Disimpegno perfetto da parte di Lassissi, ancora lui, saltato anche Sensini, poi il lancio però vanifica tutto quanto di buono in fase di impostazione, incoraggia comunque i suoi malesani, fischia invece il pubblico. Non è stata una brutta prova per il Parma come quella invece esibita a San Siro, ma certo è un Parma in difficoltà, Parma che sta perdendo anche in casa, un Parma che ha fino a questo momento appena 2 punti in classifica, meno 8 dalla vetta. Parte il lancio, difesa che libera Sensini, grande la classe, l'esperienza del giocatore argentino, con Sessão si ferma,
anche Salas a dare una mano al proprio centrocampo. Sensini, Lombardo, Pancaro, indietro a Simeone, l'attacco di Ortega ha successo, però c'è Sensini ben appostato. Favalli, Almeida, e certamente adesso la Lazio ha tutto l'interesse a rallentare il gioco. Squadra di grande personalità quella a disposizione di Eriksen, è una grande Lazio. Per quanto il Parma sia in difficoltà, venire a vincere al Tardini non è mai facile. La Lazio lo ha fatto con carattere, con classe, facciamo soprattutto riferimento al gol di Almeida, e arriva il fischio finale di Collina. Lazio 2, Parma 1, gli applausi di Malesani, ma lo stato d'animo non deve essere certo allegro per il tecnico del Parma, sguardo perso un po' nel vuoto a cercare un futuro che è abbastanza nebuloso per lui. Appuntamento importante da non fallire per il Parma, giovedì in Coppa UEFA. La Lazio a quota 10 in testa insieme all'Inter, è certamente proprio insieme ai nerazzurri la squadra che per ora ha impressionato di più, e poi di questa gara rimarrà certamente la perla di Almeida, un gol strepitoso davvero da conservare nella memoria. Lazio quindi a quota 10, Parma a quota 2, e se non altro per il Parma è crisi.